Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di un argomento che è molto mainstream al momento. Se ne parla tantissimo, però spesso e volentieri vi mancano dei tasselli. Ossia, dato che quest'anno la divisione Elite permette di ottenere il famoso verificato, e cos'è il verificato ne parleremo a breve, vi spiego che cosa serve per ottenere effettivamente il verificato, a cosa serve ottenerlo e soprattutto una volta che terminerà la stagione a brevissimo, cosa succederà a quello che è il piazzamento che abbiamo raggiunto nelle nostre Division Rivals. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito a vedere l'argomento del video. Vi dicevo dunque che quest'anno c'è questa situazione del verificato che sta creando tutta una serie di difficoltà da parte di tanti utenti. Cos'è il verificato? Partiamo da lontano. Il verificato non è altro che uno status, ok, che si ottiene nel momento in cui si vanno a raggiungere determinate condizioni all'interno del gioco che ti permette di poter essere considerato eleggibile, quindi di poter partecipare a quelli che sono i tornei competitivi di FIFA. Negli anni passati si otteneva facendo 27 vittorie Weekend League, banalmente. E ad esempio il verificato gli dava la possibilità anche di ricevere la beta del nuovo FIFA in uscita durante l'estate, più o meno ad agosto. Quest'anno sappiamo bene che la Weekend League praticamente ha perso il suo valore competitivo e quindi il verificato che fine ha fatto? Il verificato quest'anno si ottiene banalmente raggiungendo la divisione Elite. Quindi a questo punto vi starete chiedendo tutti quanti: ah bello, bellissimo, quindi se sono in divisione Elite posso partecipare a quelli che sono i tornei competitivi. Ma la risposta più sbagliata è questa, perché in realtà è vero che arrivare alla divisione Elite ti permette di ottenere il verificato, però partecipare ai tornei competitivi è un qualcosa di molto più complesso, perché come sapete ovviamente nelle divisioni Elite si va a giocare per poter guadagnare quello che è un punteggio abilità. Vedete che ad esempio in questo caso il mio è 2001 in questo momento e c'è una top 200. Chi accede alle qualifiche? L'Europa è stata divisa in Europa dell'Est ed Europa dell'Ovest e alle qualifiche accedono solo i migliori 256 dell'Europa dell'Est nel nostro caso, perché siamo stati inseriti lì. Come si fa a verificare se siamo in top 256? Questa è una gran domanda e purtroppo non si può, perché c'è una cartella Excel che viene aggiornata sul Discord della EA che non si può estrapolare da lì periodicamente di settimana in settimana, però c'è questo foglio che ci permette bene o male di avere traccia su quello che è il termine per poter ottenere i punti, che è esattamente coincidente con quella che è la fine della stagione. Quindi nel momento in cui noi avremo al termine della stagione, quindi andiamo magari su obiettivi a vedere quanto manca, la stagione termina esattamente tra 6 giorni, lo vediamo anche lì in alto a destra in trasparenza, quindi tra 6 giorni, esattamente l'11 novembre, dado sarà tratto, quindi i punti che avremo ottenuto saranno in grado di determinare la nostra partecipazione o meno a quello che è la prima qualifica di quest'anno, che ci sarà il 27 novembre. Se non partecipo alla prima qualifica non posso partecipare più alle altre? Assolutamente no, ci sarà la possibilità di poter riaccumulare punti nella stagione 3, non nella seconda, perché la seconda non dà accesso a nessuna qualifica, e nel momento in cui si arriva sempre tra i migliori 256 si arriva tranquillamente a fare le competizioni. Tuttavia non è l'unica cosa che serve arrivare in divisione Elite per ottenere il verificato. Infatti, per chiudere quella che è diciamo la pratica e ottenere anche quello che è il lato competi, vedete all'interno della schermata che non è una modalità ma è semplicemente una sorta di server privato nella quale si organizzano delle amichevoli con determinate caratteristiche. Per poter giocare vi basterà appunto averli, è possibile giocare semplicemente con gente che ha i server come voi, voi farete crea, vi andate a selezionare tutti questi bellissimi parametri e andrete a selezionare regole predefinite, dopodiché vedete che vi arriverà un codice password, darete la vostra password all'avversario che potrà entrare nella vostra lobby. Quindi ripeto, si può giocare solamente con avversari che hanno come voi il lato competi. Dicevo, per ottenere questo lato competi all'interno del gioco bisogna arrivare innanzitutto in divisione Elite e poi bisogna andarsi a registrare prima del 31 dicembre, quindi sia l'arrivo in divisione Elite che la registrazione a questo sito vanno eseguite prima del 31 dicembre per avere il verificato. Se arrivate per la prima volta in divisione Elite e poi vi registrate al sito il 1 gennaio, non siete verificati quest'anno, non avete la possibilità di poter partecipare alle competizioni qualora rientrate nella classifica dei migliori.
Quindi, per poter completare la registrazione, vi lascio ovviamente il link, perché non facciamo le cose a metà, nel primo link in descrizione, dovete andare appunto a registrarvi sul sito delle FIFA 22 Global Series. Cliccando sul link che troverete, vi porterà esattamente su quella che è questa schermata. Cliccherete in alto a destra su registrati ora, vi farà fare quello che è il login, cliccando su effetto l'accesso al vostro account della EA, quindi quello che utilizzate per giocare sulla vostra console di riferimento. Ah, e sottolineo che quest'anno è solo PS5 il competitive, quindi... Cosa succede? Se siete su Xbox non potete verificarvi, se siete su PS4 potete verificarvi, ma non avrete la sezione competi, almeno per il momento. Però, visto che le classifiche delle Rivals sono unificate, se raggiungete la top 256 da PS4, venite chiamate a fare le qualifiche, però poi dovete giocarle su PS5, quindi magari avete un amico che ve la presta, vi fate le qualifiche e poi ritornate a giocare su PS4. Però il gameplay è molto diverso, quindi poi vi consiglio di allenarvi, eccetera, eccetera. Quindi, una volta fatto l'accesso, eccetera, eccetera, vi chiederà tutta una serie di dati. So che vi spaventeranno, tipo quando vi chiederà team manager, mail team manager, ovviamente, se non siete nessun team, società esports, mettete tranquillamente delle sbarrette e andate avanti per la vostra strada. Ribè, ma io ho messo una data di nascita sbagliata, oh mio Dio, cosa succede adesso, eh? Non vi preoccupate, tanto la data di nascita è importante solo se rientrate nei migliori 256 e neanche, ossia se arrivate poi alle fasi finali, per cui parliamo di top 6 all'interno del torneo. È comunque una cosa che si può cambiare solo contattando l'assistenza della EA, quindi dovete contattare loro, ve la modificano loro da remoto perché voi non ne avete la possibilità. Quindi fate tutta quanta la procedura, bla 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 bla, bla, vi registrate e più o meno passeranno una settimanella, 5-6 giorni e otterrete questa cosa del competi all'interno del gioco, per potervi fare le vostre amichevoli competitive contro i vostri amici che magari sono arrivati in divisione elite come voi. Quindi questo per quanto riguarda il verificato di quest'anno. Poi la domanda successiva è: ah, quindi ci daranno la beta a tutti quanti a fine anno? Non lo so, perché calcolate che finché il verificato era in Weekend League, a fine anno c'erano più o meno 5.000 verificati, quest'anno in Divisione Elite sono già 300.000 persone, quindi Divisione Elite il mio par de pa. Quindi non so bene quello che accadrà poi a fine anno per quanto riguarda la questione beta. Un'altra questione molto spinosa è la seguente: ma cosa succede a fine stagione? Ci retrocedono dalla Divisione Elite o rimaniamo? E poi i premi, che premi ci daranno? Allora, innanzitutto sapete che a fine stagione ci verranno accreditati quelli che sono i traguardi completati, 90 su 90. Ci daranno tutti i pacchetti o solamente quelli che abbiamo raggiunto? Io credo che non daranno tutti i pacchetti accumulati, altrimenti diventiamo degli sceicchi, ma ci daranno solamente l'ultimo traguardo, quindi nel mio caso ci darà ad esempio Divisione Elite premio traguardo 3, ovvero due pacchetti rari maxi o un mega pacchetto non scambiabile. Dubito fortemente che ci vanno ad accreditare tutti i pacchetti, perché la EA certamente non è stupida e quindi non è che sbanchiamo. Quindi questo per quanto riguarda l'accreditamento dei premi. Poi, domanda spigolosa: si retrocede dalla divisione Elite o non si retrocede? Allora, cosa succede? Durante la stagione, questo è il sito della EA, finalmente abbiamo trovato una cosa ufficiale che ci dà, diciamo, delle prime indicazioni, salvo poi vedere effettivamente quello che accadrà. Allora, raggiungendo la divisione Elite ci resteremo per tutta la durata della stagione in corso. Cosa vuol dire? Che, come abbiamo visto, una volta che siamo in divisione Elite non possiamo retrocedere, per cui da 1.800 se scendiamo a 0 punti, sempre in divisione Elite siamo. Ci sarà magari solo più difficile trovare le partite. Nel momento in cui però termina la stagione, che cosa succede? Gli amici della EA ci dicono: i progressi vengono azzerati e tutti i giocatori partiranno da una divisione inferiore. La nuova divisione dipenderà da quella raggiunta al termine della stagione precedente. Quindi ora non ci dice di quanto, ma tutti dovremmo retrocedere, anche chi è in divisione Elite. Quindi non è detto che dalla divisione Elite si passa alla 1, magari si potrebbe passare anche alla 3, non lo so, questo lo scopriremo. Intanto c'è tipo l'effetto Casper in questo momento. Non si ripartirà sicuramente tutti quanti dalla 10, questa è una cosa che escludo, ma ci sarà semplicemente un livellamento su una divisione più bassa in base a quella che è la divisione che abbiamo raggiunto durante la prima stagione. Quindi, ragazzacci miei, per questo video è tutto, spero che sia abbastanza chiaro. Mi sono messo veramente capo e pensiero per cercare di spiegarvi la questione in maniera più completa possibile, per risolvere tutti i vostri dubbi, che sapevo che per quanto riguarda questa questione del verificato, del competi, della retrocessione, dei premi, eccetera eccetera, insomma, era una cosa che vi creava un po' di hype, soprattutto visto che ci avviciniamo alla fine della stagione, che sarà settimana prossima. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se avete capito tutto, se c'è ancora qualcosa che vi devo spiegare. Trovate poi in descrizione il link per registrarvi e soprattutto i vari partners, nonché la piattaforma Viola per le live giornaliere, dove mi trovate sempre dalle 8 alle 16. A me non resta altro che salutarvi. Un salutone dal vostro Riberoschi e ciao!